Buon lunedì e si riparte dopo un lungo weekend di festa e riparte anche la serie A femminile e riparte con la grande vittoria delle nostre ragazze contro il Napoli in trasferta. Ma voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente e continuate a supportarci con un mi piace, commentate le schiaccione per voi. È tutto gratis, ma per me è fondamentale perché se ci aiutate a crescere possiamo portare nuovi contenuti, nuovi format, ma soprattutto possiamo portare nuovi ospiti. Ma altra cosa importante, abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra, che lì parliamo di tutto, tranne che di calcio, abbiamo anche dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. E allora, dopo il mezzo passo falso della partita contro l'Inter finita 0-0, la Juve, dopo 2 settimane di sosta, riparte in trasferta contro il Napoli. Una vittoria netta 3-0, grazie ai gol di Girelli sul calcio di rigore di Kumbrick. Bella azione, partita, tutta da prima dalla Juve, lasciata la giocatrice tedesca tutta sola e fa il 2-0, e poi nel finale la chiude il capitano futuro, che ormai è il nostro capitano, Arianna Caruso, sempre sul calcio di rigore. Una partita mai in discussione. Una partita in cui la Juve ha dominato dal primo all'ultimo momento, in cui la Juve non è stata mai in difficoltà, in cui la Juve deve anche capire che in alcune circostanze la partita vanno chiuse prima, perché tu nel primo tempo è vero che ti sei portata avanti dopo 9 minuti, però hai avuto la bellezza di 3-4 occasioni in tutto il primo tempo che poteva fare il 2 e il 3-0. Togliamo dalla parte che il portiere del Napoli ha fatto due autentici miracoli, perché il portiere Beretta ha parato quasi l'impossibile. Poi alla fine la migliore in campo è stato proprio il portiere del Napoli, e questa la dice lunga: un portiere che prende 3 gol e il migliore in campo della squadra avversaria, vuol dire che la Juve ha giocato davvero davvero tanto tanto in attacco. Una Juve che secondo me deve migliorare in alcune circostanze, perché per esempio in campo europeo, l'abbiamo visto anche contro il Bayern Monaco, noi lì abbiamo avuto 3-4 occasioni che le abbiamo sfruttate male, sotto porta. Dobbiamo essere più ciniche, soprattutto ora che anche in difesa abbiamo perso la Salvai per Cecilia, Salvai per un bel po' per infortunio. Speriamo che l'altro capitano possa tornare presto con noi. Dobbiamo essere più concentrati. Questa è una vittoria fondamentale che rilancia la Juve sempre prima in classifica, grazie anche a delle vittorie importanti, perché ricordiamo che ha vinto contro la Fiorentina in questo girone di andata, ha vinto contro la Fiorentina, contro la Roma. Il mezzo passo falso, possiamo dire tranquillamente, è stato quello con l'Inter 0-0. Lì però dobbiamo anche capire che veniva da un tour de force di 6 partite, mi sembra, nel giro di 20 giorni. Forse la squadra non è adatta per fare tutte queste partite in così poco tempo. Ricordiamo che il nuovo percorso della Juve, come quella maschile e quella femminile, è anche un percorso con ragazze giovani e ragazze di esperienza, ma soprattutto dobbiamo renderci conto che quando si devono chiudere le partite, si devono chiudere senza ma, senza se. Sono delle circostanze davvero importanti. Questa è una vittoria che rilancia, una vittoria che dice la Juve c'è, ancora anche il nostro allenatore Canzi parla di scudetto, però noi siamo la Juve. Io capisco che tutti vogliono tenere i piedi per terra, però se noi negli ultimi 7 anni, ne abbiamo 25 campionati e negli altri due siamo arrivati secondi, io quello che mi auguro è che a febbraio, come gli altri 2 anni, non arriviamo fuori da tutto. A oggi non è così, a oggi siamo primi meritatamente, perché a oggi almeno in campionato nessuno ci ha battuto, in campionato stiamo facendo un ottimo cammino, ma soprattutto abbiamo vinto due squadre che per me, la Fiorentina è alla pari della Juve, forse anche qualche giocatrice di esperienza in più. La Roma per me è più forte della Juve, ha quasi tutte giocatrici internazionali ed è una squadra più compatta, una squadra che viene da 2 anni consecutivi di vittorie. Invece noi siamo riusciti a vincere in cammino in 8 partite e 7 vittorie, un pareggio, 23 gol fatti, 7 subiti.
siamo riusciti anche a migliorare la parte offensiva. Ricordiamo che dei 7 gol sono stati quasi tutti segnati a inizio campionato, quando sì che segnavamo tanto, però ne prendevamo anche tanto. Ma sarà fondamentale la prossima settimana, perché la prossima settimana ci darà un andiamo a vedere il calendario della prossima settimana. Abbiamo Roma, Fiorentina, e questo è un big match, ma soprattutto la Juve affronterà il Milan. Un Milan che viene vittorioso dalla sfida contro il Sassuolo. Un Milan che negli ultimi 2 anni ha messo tanto, tanto in difficoltà la Juve. Io me lo ricordo il 3-0 a Milano. E allora dobbiamo sfruttare al massimo questa sfida fra la seconda della classe contro la terza, Fiorentina-Roma. Però altrettanto dobbiamo riuscire a portare a casa questa vittoria contro il Milan, che sarà fondamentale. Una Juve che è costruita da un allenatore che a inizio stagione ho criticato. Su questo possiamo parlare tranquillamente. E io chiedo scusa, perché io parlavo di ridimensionamento, e a oggi non c'è questo ridimensionamento, perché oggi sono riuscito a fare un nucleo compatto. Ma soprattutto Canzi è riuscito a portare quella qualcosa in più che si era persa negli anni. Per esempio, io una Cristiana Girelli, ora Bonanzè, in questo modo, con questa grinta, non me ne ricordo da tanto. Lo scorso anno con Montemurlo, forse questi attriti interni, questi litigi che forse da fuori non si vedevano, ma dentro c'era uno spogliatoio completamente spaccato, e portava le giocatrici di esperienza a essere quasi isolate. Questo blocco che Montemurlo negli ultimi 2 anni, forse non mi sbaglio, ha cambiato quasi 20 giocatrici, perché negli ultimi 2 anni la Juve, fra chi è rimasto e chi è andato via, ha cambiato parecchio. E questo cambiamento ha portato a quale scopo? Che nei 3 anni di Montemurlo siamo venuti solo da un campionato vinto, secondo anno una Coppa Italia, terzo anno completamente niente. Nel terzo anno, dopo la nascita della Juve, è stato il primo anno in cui a maggio abbiamo visto gli altri festeggiare. E allora siamo ripartiti dalle basi, abbiamo fatto un gruppo giovane, un gruppo con esperienza, che questo gruppo ci deve portare all'obiettivo. L'obiettivo è sempre quello di entrare in Champions, perché entrare in Champions ti dà soldi, ti dà quegli investimenti che puoi fare per il futuro, ma soprattutto l'obiettivo è quello che almeno per aprile e maggio possiamo lottare per lo scudetto, perché io mi sono stufato di vedere la Juve già a febbraio fuori completamente dalla lotta scudetto. A me questa Juve compatta, un gruppo compatto, mi piace. Napoli 0, Juve 3 sono 3 punti fondamentali, e occhio, testa alla Champions, ma soprattutto testa al prossimo turno di campionato, che può essere davvero, davvero fondamentale. Mettete mi piace, commentate e ci vediamo alla prossima.